Buongiorno Muniz, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi video lunedì, quindi buona domenica a tutti. Oggi proveremo insieme un prodotto, ma prima di provare vi faccio vedere i miei due acquistini che mi sono arrivati proprio oggi dal DHL e sono prodotti di Cosmify. Ho preso la Glitter Stevie, ora ve la faccio vedere. Proveremo lei però, proveremo un altro prodotto ed è lei, veramente bella. Questi sono gli ombretti al suo interno, veramente super particolari e la voglio testare la settimana prossima, così vi faccio sapere un po' com'è e come sono gli ombretti. E poi ho preso sempre lei la Pink Lady di The Lady, che la proveremo appunto oggi. Molto bella e si apre così. Ha tutte queste... Madonna, che profumo! Tutte queste terre molto profumate e fredde, perfette per chi ha una pelle molto chiara come la mia. Mi piace molto, oggi la proveremo insieme a un'altra palette, con la palette Occhi, e vi faccio vedere quale. Questa palette l'ho provata tutta la settimana, solo che non ve l'ho voluta far vedere perché volevo capire un po' le formule. Gli ombretti li ho tenuti su per tutta la giornata, quindi mi truccavo verso le 11, mezzogiorno, fino a mezzanotte, all'una che andavo a dormire, quindi ovviamente li ho tenuti a lungo, e vi dico un po' alla fine del video com'è questa palette. Palette l'ho comprata sul sito di Beauty Bay e costava scontata, ora ancora di più. Magari vi lascio il link in info box perché Beauty Bay anche con la Bretix spedisce in Italia e in Europa, perché sappiamo che dal 1 gennaio il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea ufficialmente, quindi appunto essendo una repubblica a parte c'è il rischio di dogana, che però la nostra amata Beauty Bay ha deciso che appunto noi pagheranno loro per noi, da quello che ho capito. Questa palette l'ho pagata 10,80 € più 2,50 € di spedizione, quindi al di sotto dei 15 €, quindi super low cost. A prezzo pieno costa 18 €, ma ora si è scontata ancora di più, 9 €. Quindi se la volete comprare vi viene a fare 11,50 €. Ho preso la Book of Magic, questa bellissima palette qui. Veramente bella. Voi vedete la scatola grande, ma in realtà questa qui c'aveva il pluriball, quindi per far consentire al pubblico il pack secondario è molto grande, che andremo a vederlo. Qui Book of Magic molto particolare, olografico. E qui invece ha questa frase con tutte le stelline e gli inci degli ombretti. E ora andiamo a vederla come il pack primario. Eccola qui. Vedete, ci sono tutte le cose che richiamano un po' il mondo, diciamo, della magia, tra virgolette. È tutto super olografico, vedete, fa riflesso. E dietro c'è la solita frase con appunto il sito di Beauty Bay. E qui c'è scritto By Beauty Bay, appunto di By Beauty Bay. È guilty free, vedete, sta il coniglietto dietro. E ha un PAO da 12 mesi dall'apertura. Palette ha uno specchio che ve lo metto qua per non fare riflesso, eccolo qua, e questi sono gli ombretti, bellissimi. Io li ho utilizzati tutti tranne i blu, che oggi li andremo a utilizzare insieme, però questi qua li ho testati tutti e vi dico alla fine del video come sono e come mi ci sono trovata. Vi ho detto, oggi andremo a provare blu. Quindi tutta questa riga qui, anche se questo colore già l'ho usato, però lo volevo comunque usare con voi. Farò qualcosa di, non so, vedremo, perché questa palette ispira veramente tanti look. Allora, metteremo prima nella piega questo colore qua, che si chiama Charmed. All'esterno dell'occhio metto questo colore qui, che si chiama Cursed. Con questo pennello sfuma. Comunque quel colore non si chiama Charmed, ma si chiama Trick. Poi metto Jinx, questo colore qui, all'interno dell'occhio. Ora, un po' a fianco, metterò questo colore che si chiama Potion. Ora passo la base velocemente per poi fare i contour e infine sotto. Ed eccomi tornata, sono tornata con la base già fatta e settata. Ora proveremo la palette di The Lady. Ok,
La palette di The Lady è questa qua, rosa, e si chiama Pink Lady. L'ho pagata 30 euro, questa qui costicchia, però vi voglio far vedere, Terre. Sono queste siapa con lo swipe in modo da poterci specchiare. La palette è molto leggera, non è molto pesante ed è veramente molto carina. Ci sono, come vi ho detto, 6 polveri, 2 illuminanti, 2 blush e 2 terre, però voglio cimentarmi solo sulla parte più fredda della palette, quindi 1, 2 e 3, molto fredde e chiare, e terre così non ce ne sono molte purtroppo nei brand low cost, però potete farle, grazie, perché essendo molto chiara devo usare comunque i bronzer, che comunque per me sono caldi. Oddio, è veramente tanto pigmentata, la sfumo un po'. Allora, Moonies, questa terra chiara è perfetta. Non mi ingrigisce, però vedete, è proprio marrone su di me. Un marrone molto, 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 molto freddo. Quindi è perfetta appunto per me. Finisco di fare il contour. Devo dire la verità, si è sfumata in 4 e 4/8. Solo che non ne prendete da poca perché è veramente tanto, tanto pigmentata. Utilizzare Babe, questo colore qui, che è un rosa antico bellissimo. Che carino questo blush! Veramente molto carino. Allora, questo blush è veramente molto carino. È rosa, ma non troppo caldo, bello freddo. Mi piacerebbe tanto. Un po' malva, mi piace tanto. Questo discorso per il blush, molto bello pigmentato, è bello rosato, però anche questo è molto freddo, quindi è perfetto per chi ha veramente una pelle molto chiara. Calcolate che io sono light porcelain, che sono molto chiara, e quindi va bene. Ma soprattutto se siete ancora più chiare, questa terra comunque va benissimo. Invece ora voglio usare questo colore qua a favola, questa scelta qua. Specchio molto comodo. Bello, bello, bello. Allora, ora voglio settare un attimo la base perché voglio testarlo. Anche se una base è settata, voglio vedere se risalta ancora di più. Già così è veramente bello. Non è molto invasivo, molto delicato. E però io la sua luminosità la vedo. L'illuminante va un po' stratificato perché è veramente molto delicato. Però si vede, mi piace. Lo metto anche sul naso e su l'arco di Cupido. Che carino. Chi ama gli illuminanti beum beum, quindi molto pigmentati, questi qua secondo me non vi piaceranno molto perché vanno stratificati, però io la luminosità la vedo. Considerazione di queste tre cialde sopra, devo dire la verità, mi sono piaciute tanto, veramente tanto. La terra bella pigmentata, il blush altrettanto, l'illuminante va un po' stratificato, però essendo che è un effetto molto naturale, non da pelle bagnata, ma un illuminante che appunto dà luce. Mi è piaciuta. Non lo so, The Lady poteva più lavorare su, perché vedete, essendo cartonato, quando ho tolto la pellicola mi si è un po' rotta la palette, però niente di eclatante perché è proprio cartonata, molto leggera, quindi facile anche da usare così mentre si trucca, perché qui è molto carina anche la rosa, la trovo molto estetic, visto che lei adora appunto la rosa. Non dovrebbe succedere, però dai, la passiamo perché la qualità mi piace tanto. Sottocchi mettendo un colore scuro, sed, e lo metto ovunque. Con un dito invece prendo questo colore qui che si chiama Moonlight, lo metto proprio nell'angolo interno, un po' verso anche mezz'occhio. Completo tutto, ho messo già il colore qua, completo tutto, completo tutto e ci vediamo al look finale. Ed eccomi tornata con la base fatta. Allora parliamo di tale palette. Io l'ho testata per tutta la settimana, quindi già da partendo da sabato con la Disney Woman Week, che magari vi metto le immagini dei make-up occhi e vi dico le considerazioni finali. Allora, come vi ho detto, io l'ho usata tutta e dico veramente tutti gli ombretti.
Allora, partiamo dai questi qua. Questi qua mi sono piaciuti, ho fatto un trucco semplice lunedì, se non erro, e devo dire la verità, mi è piaciuta tanto. Questi qui sono colori molto neutri per fare dei trucchi molto semplici tutti i giorni, anche se io non la trovo una palette assolutamente per tutti i giorni, ma una palette dove uno può spaziare, chi ama come me i toni freddi. Questi qua, è vero, sono più caldini, però sono solo 4, quindi se volete una palette completamente calda, non fa per voi. Allora, i rosa sono veramente belli, sono rosa che hanno una punta di viola, cioè io parlo di questi qua, poi questi qua sono tutti violini e sono veramente belli, li ho usati per fare sia il make-up di Aileen sia il trucco di Aurora. I celestini fantastici, sono piaciuti anche alla mia amica, questo è un bellissimo color Tiffany che mi piace un sacco, i colori pastello, questi due qua sono veramente molto molto carini. Poi questo colore qua è molto molto particolare perché è un colore duochrome che ha una base marrone però dei riflessi verdi assurdi, è un top coat. Poi questi, poi ci sono i blu che li abbiamo testati oggi e dopo ve li faccio vedere anche a luce naturale. Allora, tutto sommato, ho trovato una palette veramente valida nel suo prezzo. Allora, i shimmer sono fantastici, veramente fantastici. Gli opachi sono molto belli, non sono pigmentatissimi, però sono stratificabili. La cosa che mi piace tanto perché io non amo molto gli ombretti che sono appunto super super pigmentati perché ci bisogna lavorare. Questi qua si sfumano in un 4 e 4/8 e non sono molto pigmentati. Questi ombretti secondo me lavorano bene su una base non settata. Qua fanno un pochino macchia e quindi non mi sono trovata bene, però se io quando mettevo il mio primer occhi veramente belli. Gli shimmer ovviamente nelle ore perdono un po' di intensità, ma è normale perché io appunto ho anche una palpebra abbastanza cadente e non è che rimangono tantissimo e non ho avuto neanche tempo di settarli con un setting spray perché sono veramente super luminosi. Questa non è neutra, questa è veramente pop secondo me, è fredda. Prendetela, visto che sta ancora scontata, ve la consiglio perché è molto 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 valida. Ramonis, io vi saluto perché il trucco è finito, mi piace veramente tanto. Allora, Ramonis, volevo dire una cosa, visto che domenica sarà l'ultimo giorno dove faccio la canzone, penso che ve lo dirò anche domenica, perché ci sarà un po' un resoconto del 2020, quindi farò un po', dirò quali sono stati i prodotti make-up preferiti, skincare preferiti, farò a puntate, magari farò una puntata per i manga, una che aggiungerò anche gli anime e i libri, quindi proprio top lettura, top make-up, top skincare, quindi, e poi farò un resoconto del mio 2020 e quello cosa voglio portare in questo 2021. Quindi le canzoni live per un po' staccheranno. Quindi Moonies, grazie per aver visto questo video, iscrivetevi al canale se vi fa tanto piacere, attivate la campanellina per non perdervi altri miei video se volete e mettete un like di supporto. Io vi ringrazio della vostra santa pazienza e ci vediamo mercoledì con la canzone Star Maker e il primo è venerdì con la canzone di Smule e domenica appunto vedremo la classifica dei prodotti make up. Io vi do un grosso bacio e al prossimo video. Ciao!